Questa è la boppa. Ovviamente Carmelo, se adesso orza, la sua prua si sposta verso il largo. E continua ad orzare, inizia a virare, quindi inizia a cambiare direzione. Ok. È un misto tra Wins e canoa, è molto semplice, non c'è da spiegare. Questa è per passeggiare praticamente sull'acqua facendosi la costa, che è molto bello. È il tutto, è uno sport che sta andando per la maggiore insieme a Kyle. Essendo facile, molto si impara molto facilmente. Praticamente questa è la pagaia, ok? È come la canoa. Abbiamo praticamente lo stile hawaiano, perché gli hawaiani l'hanno inventato. E praticamente non fai altro che spostare praticamente il remo avanti e indietro, da una parte e avanti e indietro dall'altra. Ok? Si inizia praticamente in ginocchio, giusto per iniziare a capire com'è la situazione, da una parte e dall'altra. Su queste cime che sono attaccate sul nostro manubrio, quindi sulla nostra boma, ci sono delle cime, io mi attacco con queste, questa è attaccata al mio corpo, ok? Quindi con questo riesco col corpo a tenere la vela senza fare nessuna fatica, quindi solo col mio peso del corpo, ok? Quindi questo, se io mi aggancio come su una così, quindi questo a fare, questo è il boma, attaccati sul boma, questo ce l'abbiamo addosso, quindi io col corpo tengo la tavola o meno. Questo è il paracadute, quindi lo si chiama paracadute. Oh, non so, gli aquilone, ho visto quello, l'aquilone, bimbo mix, quindi bimbo mix è bellissimo. Vabbè, dai, non c'è bisogno di coccarlo troppo. Quindi un altro che guida, kite per bene, l'altro si tiene da qua e riuscite a rientrare a riva. Ok, nei casi diciamo base dove non c'è bisogno l'assistenza diciamo da terra. Se no, se c'è bisogno dell'assistenza da terra, quasi tutti i circoli hanno un gommone.